Queste edicole votive, per moltissimi anni, sono stata l'unica fonte di illuminazione di Napoli e la resero la città più illuminata d'Europa. Nacquero più di 300 anni fa dall'intuizione di un prete, Padre Gregorio Rocco, che approfittando della devozione del popolo napoletano decise così di combattere la criminalità organizzata. In quel periodo infatti era diffusissima nella città una tecnica che i criminali utilizzavano per derubare la povera gente, la tecnica della fune. Funzionava così: due criminali, approfittando dei vicoli stretti e della mancanza di illuminazione, si mettevano ai lati del vicolo tendendo una fune e facendo cadere i passanti, mentre il terzo complice li derubava. Pensate che questa tecnica era così diffusa che diede vita addirittura ad un detto popolare che diceva «Ma che te crir, che vaga a mettere la fune a notte?» che oggi potremmo tradurre con il più classico «Ma che te crir, che vaga a rubà?» Per porre fine al crescente fenomeno criminale tra i vicoli bui di Napoli, Padre Gregorio ottenne da re Ferdinando di Borbone il permesso di apporre su tutti i muri della città l'immagine della Madonna col bambino, a cui tutti i napoletani erano devoti. Davanti a queste immagini votive, Padre Rocco lasciò delle lucerne ad olio, affidando agli abitanti dei quartieri il compito di non far mai mancare l'olio alle lucerne. In questo modo non solo nessun criminale osò spegnere la luce davanti ad un'immagine sacra, ma addirittura gli abitanti dei quartieri fecero a gara per abbellire e illuminare sempre di più le edicole votive. Con questo espediente, Napoli, verso la fine del Settecento, diventò la città più illuminata d'Europa. E proprio tra questi vicoli stretti di Napoli, 300 anni dopo, è nata l'idea di affiancare alle vecchie edicole votive delle moderne edicole culturali. Perché se Padre Rocco vinse la criminalità con l'illuminazione e la devozione, noi vogliamo vincerla con la bellezza e la cultura.